generale che non riguarda solo i migranti, riguarda le povertà, riguarda le difficoltà, e attraverso l'espulsione si arriva alla riduzione delle forme partecipative della democrazia, che decidono sempre di più gli esecutivi, le altre forme partecipative non sono, per cui uno fa, come dire, quello che vuole da un certo punto di vista, ignorandola. Allora, per tornare a Padova Accoglie, Padova è stata un'aggregazione di persone, esperienze, centri sociali, associazioni, esperienze concrete che hanno risposto a una provocazione attorno alla manifestazione del 15 maggio. Quel percorso è continuato ed è andato avanti e si è aperto, diciamo così, alla città degna, costruendo una rete di attenzione e noi speriamo anche di prospettiva e di futuro.